Buongiorno, ben svegliati e bentornati a prima di tutto. Questa mattina dopo la rassegna stampa torniamo a parlarvi dei droni. Con Massimo Biancone vi faremo vedere anche come funzionano i droni attraverso delle immagini. Poi ospiteremo l'attore teramano Marco Cassini che viene a parlarci dei corsi di fare musica. E infine parliamo del gruppo Baltour, dei numeri importanti del gruppo Baltour. E verrà a trovarci in studio il Presidente Agostino Ballone. Ma cominciamo subito, intanto andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino parzialmente nuvoloso sui settori collinari e montani, poco nuvoloso sui settori litoranei. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle zone appenniniche, poco nuvoloso sulle zone costiere. Tra sera e notte poco nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi e poco nuvoloso sulle zone marittime. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 24 gradi. Nelle conche Aquilane e Marsicane, tra 25 e 28 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. In provincia. Di di termo, giornata caratterizzata dall'alternanza di schiarite e annuvolamenti su tutto il territorio provinciale a causa del transito di velature e stratificazioni medio-alte. Non sono previste precipitazioni, temperature in lieve aumento, massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 24 e 27 gradi sulle coste, venti deboli o moderati meridionali, mare quasi calmo o poco mosso. Ed eccoci alla rassegna stampa, iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina torna purtroppo il caso della signora Liliana Malata di Sla. Ci lasciamo morire di fame, protesta estrema della donna Malata di Sla e del marito. La protesta è legata al fatto, lo ricordiamo, che non c'è l'ascensore nella casa popolare dove la coppia vive. Ci sono i soldi perché sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo. Malatera ancora non inizia i lavori a distanza di 30 giorni proprio dallo stanziamento. Regionale. Nelle cronache davanti alle scuole salta l'accordo sui rimborsi. Stop da questa mattina ai nonni vigili a Teramo. Adovindoli investe e uccide tre cavalli, lui resta illeso. Spaccata in, una, in un tabacchi di roseto è successo vicino alla stazione. Andiamo a vedere le notizie dall'Abruzzo. Sanità un problema di coscienza. Abruzzo freddo sulle donazioni di organi. Il NOE al 40% malgrado le realtà operative negli ospedali e la regione fa partire la campagna di sensibilizzazione. Gli esperti dicono che c'è paura ed è frutto spesso di troppa disinformazione. Dalfonso e vendola fanno fronte comune contro le trivelle. Il presidente parla a Bruxelles davanti alle regioni partner Adriatico-Ioniche. In Otriv impugnare lo sblocca Italia. Ma che rivoluzione la regione complica invece di semplificare. Torni in casa di Confindustria dice troppe norme vanno in senso opposto e siamo perplessi anche sulle nuove direzioni. Teramo il dramma colle atterrato, donna prigioniera in casa. È deciso, io e mia moglie ci lasciamo morire di fame. La regione stanzia i fondi, ma Later non installa l'ascensore nella palazzina. Il marito di Liliana, malata di Sla, da oggi inizia la protesta contro i ritardi. All'università lezioni su come trovare lavoro e incontri con le aziende. Baby prostitute sulla bonifica, pesanti condanne agli sfruttatori, pene da 6 a 8 anni per i tre romeni bloccati dai carabinieri con ragazze dell'est minorenni. Per l'accusa gestivano il racket della Val Vibrata, le giovani vittime testimoni al processo. Teramo auto bloccata tra le sbarre, le ferrovie allarme a Norma. Morto sotto i ferri per uno scompenso i primi risultati dell'autopsia sul giovane deceduto in ospedale dopo un intervento al setto nasale. A Morrodoro, tettoia a fuoco durante i lavori di copertura. Il nuovo procuratore guerriero incontra il questore visita istituzionale ieri in Viale Bovio. Scuola bus bloccato, genitori inviperiti, le famiglie chiedono più sicurezza ma il comune minimizza l'accaduto, il mezzo non è andato fuori strada. Elezioni provinciali, il centrodestra si ritrova al ristorante a sostegno del candidato presidente Astolfi. A Teramo, a rischio il tetto di San Giuseppe, la copertura della chiesa presenta segni di cedimento, come si vede anche dalle foto, la protesta è dell'associazione Teramo Nostra. Niente rimborsi da oggi, i nonni vigili restano a casa, salta l'accordo e il sindaco manda gli agenti municipali a vigilare davanti alle nove scuole cittadine. Per gli impianti sportivi non ci sono i certificati, lo tornano a ribadire i grillini che attaccano il comune. Nessuno potrebbe contenere più di 100 spettatori. Il Movimento 5 Stelle è gestione sconclusionata. L'assessore Luca Antoni replica e dice che è tutto in regola, non c'è alcun rischio per gli atleti e per il pubblico. Nuovo sciopero e corteo degli operai dell'ITV eh, di Cellino che tornano ancora a eh, protestare. Dunque. Annina compie 90 anni, tutti invitati alla festa a Pineto, l'annuncio in uno striscione regalato dai nipoti e affisso sul balcone. L'anziana domenica sono tutti benvenuti anche solo per un caffè. A Cortino due giorni fra cucina e folklore, tre eventi a Pagliaroli, borsa del prodotto locale, polentata e festival del saltarello. Mosciano un'intera città si mobilita contro il bullismo, coinvolti anche negozianti, vigili e carabinieri. In carcere operatrice finanziaria, Nereto deve scontare tre anni per appropriazione in debita e ricettazione. La sentenza adesso è definitiva. Alba Adriatica, case fatiscenti in centro, Cichetti, accusa il sindaco. Avviati gli iter per i due nuovi depuratori a Tortoreto, la Regione deve approvare il nulla a osta del comune ad Alba, partite le indagini geofisiche. Controguerra, un ex dipendente del Comune chiede 6.000 euro per ferie non fatte. Ad Alba Adriatica i ristoratori di Alba basta veleni tra la Proloco e il Comune. Giulianova Bicibus raddoppia a scuola sulle due ruote mercoledì e sabato. L'esperimento della scuola elementare e di Lega Ambiente coinvolge 150 bimbi. I genitori lo vogliono anche d'inverno. Sanità, il governatore D'Alfonso visiterà l'ospedale di Giulianova il prossimo 24 di ottobre. Ancora Giulia Nova, una maxi bolletta del Ruzzo dopo nove anni, deve pagare 2.500 euro per i consumi dal 2002 al 2005 e gli staccano l'acqua. È stato presentato un ricorso all'autority. Roseto, spaccata alla tabaccheria, ruba sigarette gratta e vinci. Preso di mira un negozio sulla Statale 16, i ladri hanno infranto la vetrina e manomesso la serratura. Si indaga anche su un altro furto al circolo tennis, portati via soldi e numerose racchette di marca. A Pineto, due palazzine colpite da un fulmine, paura lunedì sera in via dei Ciclamini, in cortocircuito gli elettrodomestici e rotti tubi dell'acqua. Il caso della Cittadella dei Ragazzi di Roseto, i frati il comune ci ha tagliato i fondi, la replica di Recchiuti, no, è il centro Guerrieri che non ha voluto continuare questo servizio. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Teramo, adesso leggiamo insieme le principali notizie pubblicate dal centro questa mattina sulle altre province abruzzesi. Pescara. Ragazzine e signori di mezza età Ecco chi sono i ladri da Camerino, decine di furti al giorno nei negozi cittadini dove si ruba di tutto, dai libri agli impermeabili, i negozianti, aumento esponenziale negli ultimi due anni, ma più che la crisi in questo caso c'entra eh, l'educazione. Per quanto riguarda Chieti, nuova bufera sull'università, dossier del vecchio, ora l'Ateneo trema, 8 milioni da restituire. Nella lista del eh, direttore generale spuntano sindacalisti, mogli di medici, eh, segretarie e l'ex direttore Napoleone. All'Aquila, balconi, intero edifici a rischio, 50 sono da abbattere, 350 in pessime condizioni, ma nella eh, piastra 19 spunta l'ipotesi ruspa. Ad Avezzano, artigiani marsicani, alla corte degli sceicchi degli Emirati Arabi, si punta su nuove fette di mercato per servizi e merci locali. Cultura e spettacoli: eh, si parla purtroppo di un problema eh, che si sta espandendo, quello della eh, ludopatia che colpisce purtroppo anche diversi abruzzesi, il male di vivere, la ludopatia, crisi e voglia di sfide quando il gioco diventa dipendenza. Tra gli appuntamenti segnaliamo la mostra di Rambelli, il ritorno di Rambelli alla Pinacoteca Sculture e Pitture, l'inaugurazione eh, ci sarà alle 18 eh, de, di, oggi, di oggi pomeriggio e la manifestazione rientra nell'ambito del premio internazionale per la fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo. E adesso lo sport serie B, il Pescara in ripresa, Pasquato la novità, Maniero la conferma, così verso Crotone. Zampano, duello sulla fascia dei gemelli diversi, il biancazzurro Francesco contro il fratello Giuseppe che è il rosso -blu. All'uscita sarà scontro dunque in famiglia. Sempre per la Serie B parliamo del Lanciano. Da versa al lavoro sulla difesa, il Lanciano deve evitare gli errori sulle palle inattive e scherza su Vastola e dice parla troppo. Atletica, i cadetti a caccia del tricolore, la Sabatini, la Latino, Angelozzi e Di Primio, le punte di diamante dell'Abruzzo. Lega Pro, Girone Bile, Abruzzesi dopo il derby, Teramo e L'Aquila la conta degli assenti, Vivarini dopo aver perso Fiore e in ansia per tre biancorossi, Scrugli squalificato per un gesto indecoroso ai tifosi. Preoccupano le condizioni fisiche di Donna Rumma, La Padula e Lulli per quanto riguarda il Teramo, Amadio oggi con il gruppo. Per la Serie D, Chieti è sempre emergenza il il Giulianova eh, proverà. Falsa perla contro la primavera del eh, Pescara. Per quanto riguarda il ciclismo su pista, velocità squadre del Rosario Poker tricolore Chieti in festa, Giacomo per la quarta volta campione italiano. Il fratello Matteo eh, Bronzo Juniore. Se poi oggi eh, c'è un inserto dedicato al basket, alla massima serie eh, di basket sul centro. Eh, concludiamo con il centro e andiamo a leggere insieme il quotidiano Il Messaggero. Dalla prima pagina, Regione, nuovi appalti nel Mirino, inchiesta del Re Sole, la procura al vaglio altri bandi comunitari, ipotesi di peculata e corruzione, sorgine nelle intercettazioni alla moglie, facciamo una holding, voglio lavorare solo altri cinque anni. Tasse a Pescara, bollettini e brochure per tasi e tari, pronto il vademecum, scadenze e regolamenti si sovrappongono, dal Comune di Pescara istruzioni per l'uso. Il pasticcio dei fondi europei a rischio 41 milioni di euro, gatti del centro-destra e sclocco del centro-sinistra si accusano a vicenda. Il caso la nomina della Marinelli c'è l'archiviazione per l'ex presidente Gianni Chiodi. L'Aquila cialente minaccia di evacuare le case, problemi anche sui solai, chiesta una commissione di indagine parlamentare. Pescara, tassi e tari, campagna di istruzione per l'uso, il comune diffonde migliaia di brochure per i contribuenti, il 16 e il 30 ottobre le prime scadenze per le due tasse, il saldo a dicembre. San Massimo dice sono fiduciosa. Acchieti, ragazza aggredita lungo il percorso vita. La minorenne finisce in ospedale per le eh, ferite al collo. La paura, l'episodio si è verificato nella serata di lunedì. La giovane atleta di una società teatina è riuscita a fuggire. Indagano sulla vicenda i, i carabinieri. Teramo, eh, corte d'assise, prostituzione minorile, tre condanne per 21. Il PM Mancini ha scoperto il losco traffico dopo che le indagini gli vennero trasferite per competenza territoriale. La visita a guerriero Lagurrio e che arrivino rinforzi ieri in questura il nuovo procuratore capo. Lo scontro lo scuolabus in panne diventa un caso politico, l'opposizione in calza e sollecita le dimissioni. La ditta Frata Arcangeli, in nessun caso l'uscita di strada ha costituito motivo di rischio per i bambini. Edilizia in provincia di Teramo c'è il record di case invendute. L'autopsia morto dopo l'intervento al naso, stroncato da un edema polmonare. Scuole, il comune di Teramo rimpiazza i nonni vigili che da oggi non presteranno più servizio davanti alle scuole, ma ci saranno invece i vigili urbani. Giulianova svaliggiata la casa del segretario di Confesercenti. A Roseto Cittadella dei Ragazzi, una polemica infinita, la congregazione smentisce la versione dell'assessore Recchiuti. Ad Alba Adriatica discariche abusive arrivano multe pesanti. A Giulianova ospedale dopo il manager arriva anche Dalfonso. Il 24 ottobre sarà nei reparti assieme alla commissione Sanità. Mastro Mauro Raggiante, il Governatore, ha mantenuto la parola data qui in Consiglio Comunale. Sempre Giulianova, Assemblea dei 5 Stelle sui primi 100 giorni. Ancora Giulianova, Cimitero, nessun aumento per le lampade votive. E Annereto, disoccupazione giovanile in crescita, parte un progetto. Per quanto riguarda lo sport sul messaggero, la Serie B, Pescara, una sfida speciale, a Crotoni Biancazzurri troveranno due giovani abruzzesi cresciuti proprio nel delfino, Martella e Berardocco. Melchiorri è pronto, Caprari invece si ferma. Ciclismo per l'Abruzzo, niente giro e Tirreno Adriatico a rischio. La Corsa Rosa evita la nostra regione. Formichetti, colpa delle strade malmesse e dei ritardi nei pagamenti. Il Lanciano, sempre per la Serie B. Zavanella, Lanciano, uno stadio per tutti. Basket di Serie B, Pescara, che colpo, vasto, che tonfo. Calcio di Lega Pro Teramo per l'attacco c'è soltanto Bucchi, le altre quattro punte hanno tutte problemi fisici. Ancora il calcio di Lega Pro, parliamo dell'Aquila. San Domenico, incubo del Bonolis, l'attaccante dell'Aquila. Gio quando gioco in questo stadio segno sempre e nella stessa porta, e la mia squadra vince purtroppo per il Teramo. Basket di C2, il capoluogo va. A ah, canestro, infine ciclismo, campionati italiani su pista, ok, i Del Rosario e la eh, Cipriani ed è tutto anche per il Messaggero. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme la città, riprendiamo la rassegna stampa con il quotidiano La città. Ragazzo morto per una sinusite, indagati altri due anestesisti. Dalla cartella clinica spuntano due medici dimenticati dalla ASL. Addio nonno vigile. A Teramo ancora problemi per i tagli ai servizi scolastici. Prigionieri in casa, niente ascensore per Liliana, riprende lo sciopero. Giudiziaria, schiava per amore a 15 anni. Condannati i tre rumeni che l'hanno fatta prostituire. L Inchiesta resole intercettazioni del superdirigente Sorgi D'Alfonso, chiamate a riferire in consiglio. Export distretti ancora in calo, mantiene solo il Montepulciano, il vino abruzzese vende meglio che nel periodo precrisi. crisi Pescara inchiesta sul lato, sprechi milionari per le consulenze. Tancredi, le risorse mh, ricavate dalla riduzione dei fondi europei restino al sud, dice eh, il, mh, il deputato eh, Teramano. Giudiziaria stupro dell'Aquila, fissato per gennaio il terzo grado di giudizio. Morto per una sinusite, i medici indagati salgono a 5, la ASL dimentica due anestesisti che hanno firmato la cartella clinica del 26enne indiano, la procura rimedia. La sentenza schiava per amore a 15 anni, condannata la banda dei rumeni. Le avevano promesso una vita migliore in Italia, l'hanno fatta prostituire sulla bonifica del tronto. Sociale, il fondo antisfratti non basta contro l'emergenza. Per la nostra regione, lo Stato centrale ha stanziato solo 165 euro a fronte di una situazione molto più drammatica. Il caso di Liliana Serafini, i soldi ci sono ma i lavori non iniziano. Nuovo sciopero della fame, il Comitato Ora basta punta il dito contro la burocrazia e i ritardi degli uffici dell'Ater. Il procuratore fa visita alla questura, rinnovato l'impegno di sinergia e collaborazione con le forze dell'ordine teramane. Torricella getta rifiuti in strada, in strada, è stato beccato e multato grazie allo scontrino. Scuole teramane tra luci e ombre, torna lo spuntino ma scompare il nonno vigile, merenda garantita per il mese d'ottobre, poi bisognerà rinegoziare, salta invece l'accordo con i pensionati. Il giallo dello scuolabus di mezzanotte, il centrosinistra attacca sulla sicurezza, il comune smentisce la versione ad alto rischio. Lo scuolabus non è mai uscito dalla carreggiata, un papà di Contrada Specola parla alla città. La sua bimba era sul mezzo protagonista del problema. Palazzetti senza certificati e collaudi, completata la ricognizione dei 5 stelle, sono insicuri e andrebbero chiusi. La presa di posizione scontri al Derberi, Fondazione critica l'uso di lacrimogeni ad altezza duomo. Via dati allagata dal nubifragio. Salta una fognatura, danni alle abitazioni e ai garage. San Giuseppe, la denuncia di Teramo Nostra, si sfonda il tetto della Chiesa. La lettera, il castello di nuovo all'abbandono, il comitato critico con l'amministrazione comunale di Teramo. Val Vibrata indetta la gara per Ponte Campodino e i lavori inizieranno a fine novembre. Gara tra gli amministratori locali per prendersi i meriti dell'opera. Cronaca commerciante di Nereto arrestata per una condanna per ricettazione. La messa, Sant'Egidio ricorda la maestra morta per una malattia. Giulia Nova è una cittadina invasa dai rifiuti. Uno dei luoghi, dei luoghi simbolo dell'incuria e dell'inciviltà è il sottopassaggio di via Nazario-Sauro. Sanità Luciano D'Alfonso in visita all'ospedale Giuliese, intanto il manager Roberto Fagnano garantisce per la nuova risonanza magnetica. A Colleranesco gli rubano la moto, la ritrova addirittura in Spagna. Roseto svaligiata anche una tabaccheria, nuovo furto a Roseto. I ladri portano via sigarette per migliaia di euro. Sempre a Roseto l'assessore Recchiuti, la cittadella dei ragazzi chiusa da chi ha rinunciato al progetto. Il caso senza l'intervento dell'ACA è difficile risolvere i problemi di Silvi. L'amministrazione punta a risolvere tutti i guai ambientali prima dell'inizio della prossima stagione turistica. Cultura troppa gioia nel cuore per temere la notte, senza l'intrusione del tempo, i gesti purissimi di Pina Bausch che non, hanno fatto, che non hanno futuro perché vivono il presente. L'appuntamento Scambia Libro domani sera Italo Moscati parla di Sergio Leone in occasione del premio Gianni di Venanzo, l'associazione detto tra noi dedica un incontro al regista. Letteratura, le archeologie di un'era... Carnascialesca, nel nuovo romanzo di Nicola La Gioia, la genealogia della nostra eh, ferocia di italiani. Pagliaroli, prodotti tipici a chilometro zero alla Borsa dei Briganti, sabato e domenica, due giorni di iniziative gastronomiche e folcloristiche sui monti della Laga. Anche l'antologica di Amilcar Rambelli, tra i tanti eventi del premio di Venanzo, iniziate anche le proiezioni dei film. Questa sera tocca Le Grand Bleu. Macerata, una mostra su calcio e umorismo, è organizzata dal proloco di Garrufo. Per lo sport Teramo gli infortuni preoccupano Vivarini, Fiore costretta ad un lungo stop per l'operazione al tendine d'Achille, Donna Rumme ancora fermo, cautela per la padula. Non al meglio. Ciclismo Leoni conquista la seconda edizione della pedalata d'autunno. E infine la prima categoria per le Vibratiane è stata una domenica eh, di eh, pareggi ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo in pubblicità e poi torneremo a parlare di droni. Eccoci di nuovo insieme, ritroviamo con grande piacere Massimo Biancone della società I Drone. e ci torna, torna a parlarci di droni. Ora vai, stiamo cominciando ad imparare e a conoscere mm, okay. meglio questo mondo così particolare. Intanto, come va? Eh, benissimo, grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a casa. Eh, sì, questa mattina eh, continuiamo la nostra rassegna riguardante i droni e tra l'altro manderemo anche, eh, penso, insomma, la regia a dei filmati che certo. possiamo mandare relativi anche al lobby facciamo mall facciamo così possiamo cominciare a mandarli subito ah, uh, mandiamo il filmato così spieghiamo anche la scorsa Salve. settimana avevamo okay. accennato al fatto eh, che eravate stati con la vostra società sì, a questa a, a lobby mall dell'Expo okay. a Milano eccolo qua intanto cominciamo società? a vedere no, sì. parliamo di droni uno okay. l'abbiamo visto qui qualche <ride> settimana fa ce l'ha portato in studio e vediamo altri modelli questo è un drone sì Quando... questo è un drone praticamente di una società francese che è Parrot e sì è quello che comunque si trova anche in commercio eh, tranquillamente però ricordiamo che quello non è più che un drone quello è un aeromodello rientra nella categoria aeromodello questa è la ripresa che sta facendo questa è la ripresa fatta con un drone più piccolo perché quello sì. nostro non potevamo metterlo non volo. in volo lì perché essendo un po', un po troppo grande Poteva creare dei problemi anche a livello di sicurezza. Sì. Ecco, qui ce n'è un, un altro modellino piccolo. Ah, quello il che giocattolo. vediamo lì sopra? Sì, quello che vediamo. Molto carino, anche tra l'altro. Sì, Questi, però, sono sempre. Eh certo, siamo nella fascia dei, dei giocattoli. giocattoli. Invece, questa è la ripresa fatta. Al ma appunto all'azienda Parrot quindi lui è il commerciale e ci fa vedere come pilota un drone terrestre un sì. drone terrestre e, e praticamente sì ecco lui sta pilotando Senta, drone terrestre che significa? significa che non vola dal basso, cammino, dal basso. cioè cammina ha le ruote che ha e cammina si sì, sì. ha le ruote e quindi lui sta facendo vedere quello che rolling spider e praticamente fa eh sì. e qui Questa è la, 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 è la parte esterna, quindi sono ecco, delle riprese un po' generiche, questo è comunque quello che comunque, ripeto, adesso a prescindere dalla grandezza sì. del drone, ecco che sono io al simulatore di volo. Vedo che si avvicinano i bambini. Eh, eh sì, volto. abbiamo avuto veramente tanti curiosi, soprattutto... Piccini, mettiamola così, eh, che delle... hanno portato i genitori e, e siamo arrivati anche a una, a, a, alle richieste di circa eh, 50 bambini, avevamo intorno. intorno, che veramente sembra più un asilo, che, <ride> perché effettivamente il simulatore di volo, eh, che tra l'altro, a parte l'interesse che può avere un bambino, perché logicamente è un videogioco alla fine però eh, reputiamo che sia molto importante anche per le scuole di volo che, mh, che appunto hanno l'autorizzazione la, eh, a poter fare i corsi di pilotaggio eh, per quanto riguarda i piloti e noi stiamo, abbiamo puntato moltissimo sul fatto anche attraverso ENAC eh, abbiamo mh, spinto moltissimo il discorso dell'utilizzo del software di simulazione prima di mettere poi effettivamente in mano al radiocomando e quindi volare con un drone, perché la parte teorica, ok, è giusto che ci sia, anche perché ci sono le norme su, eh, sui venti, quindi le regole dell'aria, ci sono tante materie, ma nella parte pratica era previsto inizialmente solo l'utilizzo di un mezzo certificato, ENAC, per poter poi conseguire il, il completamento del corso. Ecco, in quella parte pratica noi abbiamo chiesto e eh, abbiamo spinto moltissimo per far utilizzare il simulatore di volo oltre all'utilizzo del eh, mezzo aereo remoto eh, direttamente, proprio perché così si evitano anche danni, perché comunque ricordiamo che sono mezzi, soprattutto quelli certificati ENAC, che hanno un costo non indifferente, quindi anche per la scuola di volo, che è come la scuola guida, cioè con la macchina, però c'è l'intervento diciamo, di chi fa la scuola guida che può, con i pedali può regolare. Invece con radiocomando no. no. Cioè, chiaro, Quindi, no. Eh, Lì è tutto nelle mani di un'unica persona. Persona perfetta che se è inesperta purtroppo può creare. Eh, problemi. Abbiamo detto eh, il costo dei droni dal minimo che sono tipo 200 euro per quel Quello giocato, che abbiamo visto precedentemente sì, sono 253 euro. euro a salire. Ma un, i droni quelli che magari utilizzano anche le televisioni, perché in questo periodo soprattutto è evidente che sta prendendo piede proprio l'utilizzo sì, di questo. Anche nelle fiction oramai ho imparato. insomma sì. No, anche okay. riconoscerla, Perfetto. una ripresa dal drone, e anche nelle fiction sono molte oramai. Prima non era così, adesso sì. sono molte le riprese eh, riconoscibili come riprese effettuate dai droni. Eh, eh, diciamo così, quelli utilizzati eh, non nel settore militare, che immagino siano quelli costosissimi, ma quelli ad esempio utilizzati nel nostro settore, nel settore delle televisioni, sì. nel, nel mondo del cinema, della fiction, quanto costano più o meno? Allora, il costo del drone poi è. è, è si va praticamente a calcolare non solo la macchina in sé per sé, quindi il rotore e quant'altro, ma anche la tecnologia che, va montata, che si monta a bordo. E generalmente il costo per delle operazioni specifiche sta in, siamo intorno penso ai 4.000 dai 4 ai 7.000 euro. Poi però eh, c'è da cioè purtroppo c'è questo muro <ride> contro. Diversi vostri colleghi, veniamo così come operatori, perché eh, sono un po' come dire una categoria a parte. Loro si sentono esclusi dalla normativa di Enac, invece Enac vuole soprattutto regolamentare. Parliamo dei cameramen. Mm. Eh, Enac vuole in tutti i modi regolamentare anche i fotografi, i cameramen e chiunque faccia riprese, perché comunque lo spazio aereo è di tutti cioè non è tuo come persona di che io faccio come mi pare perché no, non è così, perché ricordiamo che qualora dovesse succedere anche un problema a livello di danno oltre a un problema civile, perché comunque se uno danneggia una persona e poi a parte la causa che ci può essere, ma entra anche in ballo la normativa 224 del codice della navigazione che praticamente sanziona a livello penale chi vola non autorizzato. E quindi in quel caso senza patentino. E comunque quindi è come se uno guidasse la macchina senza patente. Quindi oltre al danno che si può avere dalla persona... Sì, sì c'è un messaggio per, te, per lei. Qual è il mercato dei droni in Italia e a livello mondiale? Allora, eh, ultimamente il Sole24ore ha, ha messo appunto, ha fatto una stima di valore economico che possono generare i droni civili da qui ai prossimi cinque anni, siamo intorno, se non erro, ai 15 miliardi di euro per quanto riguarda l'Italia e a livello mondiale siamo intorno ai 130 milioni di euro. La nazione che utilizza di più i droni qual è? Beh, attualmente, eh, a parte l'America, anche se c'è la FAI, che praticamente è praticamente l'ENAC in America, che ehm, restringe un po' il campo di utilizzo dei droni, ma loro perché col fatto del terrorismo, quindi hanno diversi eh, altri motivi, e, però diciamo che l'America comunque è sempre quella che un eh, po' più avanti, da parte sì. di San Francisco. Eh, esiste uno standard per il controllo remoto dei eh, velivoli? Eh, no, non esiste uno standard eh, proprio perché non c'è un regolamento unico valido per tutto il mondo. Quindi ogni nazione ha la sua, eh, il suo ente di riferimento per l'aviazione civile e automaticamente stabilisce delle regole. Noi quello che possiamo dire è che nonostante Diciamo sempre che l'Italia è all'ultimo posto per tante situazioni, invece dobbiamo dire che ENAC è stata una delle prime strutture a livello mondiale a recepire una normativa relativa appunto al pilotaggio remoto e quindi praticamente ha, ha reso possibile eh, l'attuazione di un regolamento, anche se è un, molto complesso come abbiamo visto anche l'altra volta, che poi abbiamo fatto solo una prima parte, quindi poi ci sarà modo nel tempo anche di andare un po' più avanti, avanti. però ehm, diciamo che ENAC insieme appunto anche alla Francia sono state una delle prime a livello europeo nazioni ad attuare un, a recepire una normativa a livello di Comunità Europea proprio eh, relativo all'utilizzo di questi mezzi. Vogliamo far vedere, abbiamo un altro filmato. Sì, qui abbiamo un altro filmato che ho appunto eh, all'interno della pagina web nostra sì. che è www.itron.com, nella, nella sezione follow me e follow us c'è praticamente eh, una ripresa fatta, c'è un'immagine, un video, sì, se, dai droni, se parto se dice... un secondo solo. Questo è, la, è il problema della diretta. No, questo è il problema della tecnologia, <ride> io ci faccio a cazzotti qualche volta con... Con, eh, ad esempio noi facciamo la rassegna stampa attraverso eh, l'iPad no? e ogni tanto l'iPad ovviamente no? quando si utilizza. Ecco, intanto questa è la pagina per chi sì, volesse andarla è, sì, a ecco, vedere, ecco, a ecco, trovare a no, cercare trovo. di capire di cosa sì. stiamo parlando. Questo è proprio bello quello che avete messo. Ah, sì, eh, questo è praticamente eh. sì, sì, è un, è un esperimento sì. a livello eh, diciamo di, con i pannelli solari. Sì. Eh, logicamente sono sono ricerche eh, però alla okay, regia andiamo avanti, chiedere... andiamo avanti arriverà il nostro soccorso il nostro Marco Pelicone <ride> che è in regia e cerchiamo di capire perché non riusciamo a far partire a far partire questo filmato che però ricordiamo come avevamo detto è un filmato che ci fa vedere credo rispetto alle immagini che abbiamo visto della fiera sì. dove abbiamo visto immagini di droni un pochettino questo più in piccoli, qua modo credo sia un drone già eh, abbastanza è molto, più, molto grande. più grande con riprese sicuramente diverse da quelle che abbiamo visto in con la tecnologia Come sì. posso tutelarmi a livello assicurativo? Allora a livello assicurativo come dicevamo anche mh, le altre volte e poi ne parleremo mh, sì. nelle puntate successive, e abbiamo la possibilità, eh, sono due possibilità, la prima è appunto che un aeromodellista volando appunto a casa sua o comunque volando eh, in, in eh, situazioni tipo aeroclub, eh, e aviosuperficie e quant'altro, può praticamente eh, fare un'assicurazione personale. E per, per tutela, giusto per, come si dice per non essere per non incappare in, in varie problematiche. Ma l'assicurazione andrebbe a coprire non solo il valore del, del mezzo, de, de, del drone, anche eventuali danni causati dal drone, vero? Eh sì, anche eventuali danni usati dal drone. Eh, allora, un secondo solo, perché, eh, perché a me me lo dà te. il formato. che okay. okay, quindi aspettiamo che il collegamento con la regia. Sì e eh, Oh, è incredibile noi che stiamo parlando di un'attrezzatura tecnologica, <ride> no, tecnologica di più, stiamo parlando del futuro proprio. Siamo qui a fare i conti invece con un iPad che non ci fa partire il filmato. Questa è proprio bella, e adesso per, ci colleghiamo. Ce cioè, cioè, la dobbiamo fare, se no facciamo una brutta figura con i nostri perché noi guidiamo i droni, non è che eh. <ride> possiamo essere prigionieri eh, di un iPad. No, no, eh, infatti. Eh, allora. Però lo siamo di fatto. <ride> Torniamo eh, al discorso sì, delle sì, assicurazioni. Perdonatemi. Te, es, eh, okay. Comunque, per avere informazioni sulle assicurazioni, se uno va, vuole andare ad assicurare un drone oppure eventuali danni causati sì. dal drone, dentro all'assicurazione cosa, cosa deve chiedere? Allora, cioè, eh, sono attrezzate le assicurazioni? Non tutte le assicurazioni per... sono, sono eh. organizzate per questa. Per, appunto eh, a livello assicurativo per, per poter mettere porta assicurativa ad hoc. Quindi eh, nelle prossime puntate poi parleremo anche del discorso assicurativo, sì. perché appunto c'è in Italia una, un broker assicurativo che comunque si è specializzato proprio sul discorso aeromodelli, droni e quant'altro. E, e Praticamente eh, par poi parleremo anche eh, di questo. E abbiamo la possibilità appunto di sottoscrivere una polizia assicurativa per aeromodellismo sì. quindi è una polizia che cost dovrebbe costare intorno alle 80 euro all'anno all'anno sì. però tutela quindi in parte eh, solo tutela tutto no tutela tutela però solamente i danni causati in un ambiente specifico quindi o a casa propria o sull'evo superficie o aeroclub, perché appunto ricordiamo che il discorso del, dell'aeromodellista non può eh, eh, assolutamente eh, volare fuori dagli spazi eh, che prevede la normativa riguardante l'aeromodellismo. Questo è per quanto riguarda il discorso del... Ma eh, se uno si sbaglia o comunque non controlla il mezzo? Se che non succede? controllo in mezzo, appunto consigliamo allora di fare questo corso. Il corso lo consigliamo anche a chi lo vuole utilizzare a livello uh, ludico, chiamiamolo così, in modo tale che non si, non si va ad incorrere in specie di inconvenienti. L'altra cosa che invece volevo dire riguardo le assicurazioni sono invece le assicurazioni per quanto riguarda il discorso delle assicurazioni eh, più professionali, perché eh, possono essere assicurati solo i mezzi che sono certificati a monte da ENAC l'assicurazione per l'uso professionale eh, siamo intorno credo alle 600 euro l'anno quindi costicchia anche un pochino e eh vabbè però stiamo parlando di attrezzature che Perfetto, costano un però di... tutela i danni relativi all'errore che può essere fatto dal pilota obbligatorio invece oltre all'assicurazione che deve sottoscrivere il pilota per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo eh, professionale, sul drone certificato e per l'utilizzo appunto specifico è, è, è opportuno o comunque è, mh, diciamo, è, lo, non lo fanno passare come una cosa obbligatoria ma indirettamente è obbligatoria e che lo stesso veicolo viene assicurato anche dal costruttore. Perché se il danno è causato dal, da un errore del pilota, allora risponde il pilota. Ma se il danno è causato perché i rotori eh, del drone o comunque c'è un problema meccanico o elettronico del drone e quindi cade e fa danno, il pilota a quel punto viene un attimino esonerato dalla responsabilità e entra in campo eh, il costruttore. Che deve appunto eh, risarcire i danni eventuali causati dal drone. Eh, è complicata forte la questione. È complicata. e, e Noi per ovviare questo, perché mh, poi ritorniamo. Sempre al suo discorso: dice: diciamo, Ma eh, allora se il pilota modifica la centralina o modifica dei componenti, io costruttore, come faccio a, a sua volta a tutelarmi nei confronti del pilota? Noi, appunto per ovviare questo problema abbiamo realizzato, o comunque stiamo in fase appunto di realizzare, quindi siamo nella fase progettuale quasi completata, abbiamo realizzato un progetto chiuso dove il pilota non può entrare a mettere le mani, quindi in modo tale che già io vengo in qualità di costruttore tutelato, perché dico benissimo, io assicuro, però con la certezza che tu non mi modifichi alcuni parametri, alcuni componenti del drone, ma soprattutto io riesco a sapere e, e, diciamo, lo stato della vita del drone, quindi eh, abbiamo una centralina che ci rimanda delle informazioni relative all'utilizzo, eh, eventualmente anche improprio, per quanto riguarda il, il drone. Eh, io sì, cerco di inviare eh, no, no, la sono nostra personalissima collegato. battaglia con l'iPad l'abbiamo persa questo lo dobbiamo dire ci vendicheremo con un drone <ride> la prossima settimana ecco qua, è della serie che porteremo l'impossibile sì e perché praticamente abbiamo ecco, sì, quella, quella sì, è la, questo ecco la è però, ehm, non è in movimento, ma un drone praticamente vede sì. quello che in questo momento stiamo vedendo noi. E qui l'altezza è Sì, è qui, eh? qui all'altezza siamo abbastanza alti, sì. Sì. E siamo all'incirca 50-70 metri. Sono tanti. Eh. E abbiamo, come dire, realizzato un video. Quello, quello è il San Donato Golf Resort eh, dell'Aquila. In Abruzzo, che in Abruzzo, sì, è anche una struttura. Non voglio fare pubblicità, però è una bellissima cioè, struttura stiamo, stiamo da 18 buche. l'Abruzzo, quindi lo possiamo tranquillamente eh, a livello golfistico, è, è diciamo che è una struttura molto interessante e Rimanderemo il video mercoledì prossimo, quindi Vol, caricheremo. Non diverse... è vero che ce lo portiamo qui. e <ride> facciamo vedere le riprese dall'alto di Teramo. No, ma anche si per quanto riguarda il San Donato. Se, eh, sì, si fatica, potrebbe fatica fare, fatica 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 però lì fatica fatica. ci vogliono delle autorizzazioni. È chiaro, tutta è una serie... Torniamo al discorso che facevamo poco fa. Non è che uno prende e fa alzare in volo un drone così tanto per, per farlo. Insomma, ci vogliono delle autorizzazioni e bisogna essere anche esperti. Buongiorno, mia figlia era su quello scuola scuolabus e non è successo proprio niente. Allora, qui eh, lo dico a Massimo. Biancone che tra l'altro qui l'anno ovviamente non sa cosa si riprende. No, e vi seguo ah, ci tantissimo. Quindi... Allora, eh, era relativo all'incidente all'inconveniente, all chiamiamolo così, dello scuolabus eh, dell'altro ieri che eh, per un problema di una manovra ha dovuto far scendere dei bambini questa è la testimonianza di una mamma eh, che sostiene che eh, i bambini non hanno corso alcun eh, pericolo eh, in questa vicenda, chiamiamola così dello scuolabus, noi ringraziamo la mamma che ci ha scritto, eh, che ci ha Scritto questo messaggio ne prendiamo atto. Lo ah, certo per la sì, sì, mani. Quale categoria professionale può avere bisogno dell'utilizzo di un drone? Beh, allora l'utilizzo del drone, come dicevamo anche la puntata precedente, eh, può essere utilizzato in diversi settori. A partire dalla protezione civile per l'immediato soccorso. Io eh, faccio un Apro una parentesi relativa anche al, purtroppo al disastro sismico del 2009. La notte appunto del, del 6 aprile, eh, si, è, si è alzato in volo l'unico elicottero che poteva alzarsi in quelle condizioni per fare una ricognizione del territorio aquilano per eh, darsi appunto un, una regolata, regolata sui su danni successo. e così via. Ecco, in quel caso eh, sono passati un. Di tempo perché appunto l'elicottero non è disponibile subito, quindi, tutta una serie di situazioni, anche nella tempestività. E con i droni, invece, questo problema viene ovviato perché la protezione civile può, ad esempio, eh, utilizzare il drone per questo tipo di, di scopo, quindi può mandare un drone a ricognizione del territorio per vedere poi effettivamente quello che succede. Anche più di uno, insomma. Anche è, più di uno, sicuramente. caso anche estremo come quello del Ma territorio. noi per esempio abbiamo, e eh, eh, ritorno a ripetere, l'11 luglio del 2014, quindi pochi mesi fa, grazie anche alla nostra tecnologia, abbiamo ritrovato, purtroppo in, non in vita, eh, Mario Senese, che una era scomparsa. una persona scomparsa a San Valentino in Abruzzo Citeriore a noi ci hanno chiamato il quarto giorno però in 28 minuti anche grazie alla nostra tecnologia eh, siamo stati in grado di rintracciare questa persona Quindi Insomma, ripeto, sono tanti i campi di utilizzo se ci avessero i chiamato eh, i, tre, i quattro giorni prima quindi il momento in cui era scomparsa noi avendo anche delle termocamere potevamo anche ritrovarlo vivo da quale distanza massima può essere pilotato un drone? Allora, il drone, secondo appunto sempre la normativa ENAC, eh, la distanza eh, massima è di 200 metri, per quanto riguarda aree non critiche e per quanto riguarda, eh, quindi, qui rientra anche l'aeromodellista. Il volo con i point, quindi con un discorso di GPS, quindi un volo automatico è possibile eh, solo seguendo alcune procedure sempre relative alla normativa e quindi là bisogna essere a parte avere il drone certificato, ma essere anche autorizzati da ecco. ENAC. Abbiamo capito che sulla normativa ci dobbiamo tornare. Sì, la normativa è abbastanza ecco. complessa e sì. però eh, la cercheremo di spiegarla darla a pillole. A pillole per forza perché sennò poi diventerebbe complicato da seguirci. Comunque no. chi vuole sì. la normativa, il sì, il sito è vv.idrone.com, sì. siamo anche su Facebook, quindi con la pagina Facebook idrone e ehm, chi, ci, chi vuole avere informazioni può scriverci a info-chiocciolaidron.com e soprattutto eh, chi vuole eh, appunto, avere anche un'idea della normativa, se all'interno del sito, nelle sottosezioni, c'è anche tutto il Tutti testo normativo spesso. in modo tale che uno... Se ha pazienza Noi ve lo spieghiamo la spieghiamo, però, però insomma, andatevela a leggere che magari qualche dettaglio in più riuscirete ad averlo. Noi ci dobbiamo salutare. Perfetto. Ci vediamo mercoledì prossimo, prossimo. con tante altre Te, novità. Ma anche con le immagini sì. che mi promette di portare <ride> su una chiavetta USB così le carichiamo in regia e non abbiamo più problemi. Bravo, bravo. Grazie, grazie a Massimo Biancone, noi adesso andiamo in pubblicità e poi incontriamo l'attore Teramano Marco Cassini. Eccoci di nuovo insieme, lo vedete, lo ritroviamo sempre con grande piacere. Marco Cassini è un attore eh, teramano, oramai ha fermato, eh, sta facendo e ha fatto lavori importanti. Intanto come stai, bentornato a Terra, bentornato a teleponte. Tu bene? Abbastanza bene, sì. <ride> di prima mattina, sempre un po' così, però poi, eh, poi si parte. Eh, Marco Cassini oggi in particolare è qui per parlarci eh, della sua collaborazione con Fare Musica, soprattutto in Fare Musical. Sì, eh, uno dei corsi, dei tanti corsi di fare musica quello nascente sì. con Gambino e con Luca Marconi che sono rispettivamente lo scenografo e il cantante tra i protagonisti di Notre Dame de Paris il corso si pone l'obiettivo di eh, realizzare poi un musical appunto, lo dice la parola stessa per, eh, per farlo vedere sì alla grande piazza di Teramo che per noi è una grande piazza perché eh, si dice sempre eh, che eh, non si è mai profeti in patria però per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche il progetto di, di Pistilli, di Nicoletta Dale, di fare musica in generale, così come per altre realtà, eh, sì. non è stato esattamente così. Ci si pone sempre l'obiettivo di farsi vedere qui per poi riuscire magari a farsi vedere anche altrove, in altre piazze, come potrebbe essere il, il Brancaccio di Roma, perché no? Ne, si par cioè, ne parliamo spesso e... L'obiettivo è anche, anche un po' questo qui, appunto, di riuscire a, a fare... Poi a... questo è un progetto proprio innovativo, mm. no? Quello di eh, realizzare da zero un musical, cioè di fare un corso per poi arrivare alla produzione di un musical. Sì, anche se per noi non è la prima volta, con, con Tati è stata la vera scintilla, diciamo, no? Eh, volevamo eh, rimettere in piedi un po' il discorso di Ivan Graziani, lo abbiamo fatto in maniera, a mio parere, eccellente. La Piazza di Teramo è rimasta <ride> molto Polpita. colpita da questo, ci siamo detti: beh, eh, si può continuare. Poi fare musica nasce fondamentalmente da questo. Io sono entrato in, in corso d'opera, diciamo, la recitazione si avvicina molto al discorso del musical. E, la regia, come ben saprai, è una, una realtà che sempre di più nella mia vita si sta affermando, di questo ne sono felicissimo. E, ci tengo anche a dire che um, ho finito adesso le riprese del mio primo lungometraggio. Puoi parlare poi torniamo a fare musica. Assolutamente, è un film sul terremoto in Emilia. Eh, sai, essendo anche, un, tra virgolette, eh, vittima del terremoto in Abruzzo, sono riuscito forse a raccontare come... Con un occhio al... diverso. Sì, forse altre persone non sarebbero riuscite a raccontarlo come l'ho raccontato io. Il film cercheremo di portarlo a Venezia, a Cannes, e faremo la stessa cosa con, con i musical che cercheremo di realizzare qui. Eh, scusa, ti posso chiedere, il titolo del film qual è? Si chiama La Notte non fa più paura, ma è un titolo provvisorio. Provvisorio? Sì, sì. <ride> perché? Cioè, L'indecisione. No, perché Nasce a... mh, Terremotati, all'inizio del film. Eh. Poi ci siamo spostati su La Notte non fa più paura. Che ancora pu... in corso. Sì, vediamo, ci vediamo. Ci ancora serve pensando. ancora un titolo che può attecchire. È, è pronto no? comunque. Il film. Sì, sì, il film è pronto. Lo stiamo montando ma È pianino. un film documento, un film documentario. No, no, un film di fiction, proprio... film, film assolutamente. Film fiction, e proprio. Flavio Pistilli di fare musica si è occupata della corona sonora, no, ad quindi. esempio. cioè la collaborazione con con loro è, eh, è sfociata anche in altri progetti artistici di questo ne sono fiero e il musical che arriverà adesso sarà spero l'ennesimo tassello no? che ci permette di costruire cose Ce belle Ce l'avete già il progetto diciamo così di questo musical? Sì, eh. sì ci sono delle, delle idee come rimettere in piedi Tati sui Ivan Graziani ma abbiamo anche altre, altre idee e poi eh, le idee eh, vanno pari passo con l'età dei ragazzi sì. Per i ragazzi più piccolini abbiamo pensato a un, un certo tipo di, di cosa, un musical, per i ragazzi più grandi un'altra cosa. È Questo un lavoro diverso quello che si fa con i più piccoli rispetto ah, sì, sì. al lavoro che si fa con i più grandi, vero? Io penso di sì, ti dirò di più, almeno per quanto mi riguarda eh, quando cerco di insegnare la, la mia arte, perché di tanto si tratta, molte persone pensano che eh, cantare o recitare o fare cose artistiche sia semplicemente mettersi in mostra. No, 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 Dorotea, non è così. No, non <ride> Sono tra quelle che pensano, no, anzi lo so, sono, lo so. Anche eh. perché eh, l'arte il talento ce l'hai o non ce l'hai, allora eh, ci si può mettere in gioco. Ovviamente tutti hanno il diritto certo. eh, di fare quello che vogliono, di tentare di cantare, di recitare, però poi chi ha talento ovviamente riesce a farlo bene e magari a farne anche una professione che non ce l'ha, purtroppo. Ah, non ce non basta certo. solo la buona volontà. No, certo, eh. certo, bisogna trovare una strada, chiaro, una dottrina e poi dopo la dottrina, dopo aver fatto tanta eh? scuola, trovare la verità sul palcoscenico perché anche recitare. Eh, all'interno di un musical bisogna essere credibili in quello che si fa claro. Luca Marconi ad esempio lo è alla grande che è uno dei protagonisti di Notre-Dame de Paris tra l'altro lo saluto, è un amico eh, sono felicissimo che... Altri, collaborare con... i ragazzi di Teramo in generale no? mm, insomma sono nato qua e spero sempre che ci siano delle persone che come me, come, come altri sono riuscite a fare qualcosa nel mondo artistico in Italia non è poco in questi anni anche perché è un momento difficile, anche per il vostro settore, difficilissimo. Eh sì, eh. certo. Quindi, insomma, il, il sacrificio probabilmente è doppio. Eh, non lo so, c'è cioè, meno, forse, propensione a investire nella cultura in questi anni, proprio perché la crisi Purtro c'è. Purtroppo. Purtroppo, sì. Che tra sì, l'altro sì. un paese cresce, secondo me, passando soprattutto attraverso, attraverso la cultura. Mi e noi togliamo, sì, noi sì. inteso come no, che ci governa. Anche per altri problemi, ovviamente si tolgono, si comincia sempre purtroppo a tagliare da questo settore, non lo trovo assolutamente assolutamente giusto per tanti motivi. Non ultimo quello della crescita di un paese, insomma della civiltà di un paese. Per cui andateci ad iscrivervi a questi corsi, eh, frequentate il mondo dell'arte e esatto. della cultura, perché fa bene anche all'anima, allo spirito, a tutto esatto. avvicinarsi esatto. a questo mondo. La, la settimana scorsa mh, ho avuto il piacere di presentare il film alla Feltrinelli, no? a Ferrara. C'erano tanti ragazzi della, della mia età, ma anche un pochino più giovani, no? che mh, mi quando parlavo di Michelangelo Antonioni o di Marcello Mastroianni o di Zavattini, no? erano come dire, ma chi, chi sono? Chi sono? Ma perché, 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 lui, perché lui parla così di queste persone? E ho detto, se, se non conoscete... Uh, questa, queste persone, questi artisti che hanno fatto parte della cultura italiana non potremo mai diventare a nostra volta persone certo. altrettanto grandi, no? E mi ha fatto tanto piacere quando sono uscito fuori ho visto un ragazzo con un tablet che si stava guardando chi era Michelangelo Antonioni. Ah, fammi vedere, no? Fammi vedere chi è Ivan Graziani. Uh, è lì che poi nasce la curiosità, no? Magari l'interesse in cioè, è la propensione. Che cosa insegnerete a questo, cioè co, quale sarà il programma, diciamo così, il percorso di lavoro? Eh. Arda, fare musical lo, lo, un po' lo dice già da sé. Eh, cercheremo in, innanzitutto di, di preparare i ragazzi ad una, a, a delle composizioni sceniche di alto livello. Quindi li faremo stare all'interno di una composizione con danzatori, coreografia, luci e via dicendo. Cercheremo di insegnare loro nel modo migliore possibile l'addizione, come ci si può comportare all'interno del, eh, del palco no? e non solo del palco, di qualunque manifestazione artistica, pur considerando che secondo me eh, l'addizione arriva fino a un certo punto, poi è la verità che deve arrivare: eh, è un discorso un pochino sottile. I grandi attori. Eh, sanno di che cosa parlo e mi piacerebbe che anche i ragazzi lo capissero che, sì assolutamente sì. quindi la ricerca della verità la ricerca della teatralità che sembrano due cose in contraddizione ma credimi non lo sono ehm questo, questo Doroteo, cercheremo di, di fare il nostro meglio, come abbiamo sempre fatto. Eh. Questo per quanto riguarda poi la, la parte teatrale del musical, poi sì. ovviamente ci sono lezioni di canto. Oh, certamente, eh. purtroppo e non ce me ne occuperò io, però eh, so. Vabbè, <ride> ci sono ci persone sono, più eh. capaci di me per quello. Dunque, l'aspetto eh. del teatro, legato al teatro teatrale è di Marco Cassini, e eh, vogliamo ricordare chi sono gli altri... Diciamo, così, insegnanti di, del certo. pacchetto uh, fare musical. Grande pacchetto, sì. meglio di uno smart box. <ride> sì. eh, allora c'è Nicoletta Dale, eh, c'è Flavio Pistilli, ehm, collaborerà con noi Gambino, eh, Luca Marconi, come abbiamo già detto, io, ehm, e poi ci sono anche altri collaboratori che eh, vivono nell'ambito di fare musica da, da molto tempo e che hanno. Ha portato grande qualità all'interno del Quanti progetto. Quanti ragazzi riuscirete ad accettare per questo corso? Eh, Dorotea, guarda, più ce ne saranno, meglio eh è beh. ovviamente. Noi partiamo, penso, da una base di, di un po' di ragazzi, okay, ecco. certo. nel senso abbiamo già delle ottime richieste. Il progetto in realtà nasce già da, da un po' di anni addietro, quindi siamo, siamo messi abbastanza bene. Ovviamente. È un periodo, come dicevamo prima, difficile dove investire sull'arte sull non è una cosa semplice. Però, già il fatto che ci stiamo riuscendo per me è una grandissima vittoria, penso lo sia anche per i ragazzi di fare musica. Tutte le informazioni ovviamente a fare musica, abbiamo detto più volte dove si trova e oramai è questo spazio eh, sotto al brico io. È diventato famosissimo, intanto qui eh, grazie a Marco dalla regia eh, ci ripropone lo spot eh, che promuove eh, le manifestazioni di fare musica e che ci porta anche proprio dentro Arts Factory che è lo spazio dove si svolgono... Uh, tutti questi corsi e dove i ragazzi crescono <ride> crescono in qualche modo anche grazie a voi e grazie ai corsi di fare musica dunque ci sono sala danza per il teatro è uno spazio molto particolare e suggestivo vero Marco pensare che una volta era una discoteca adesso sì. è un posto dove si possono proiettare film si può imparare appunto L'arte è una cosa molto bella, non che la discoteca non lo sia perché, in realtà, penso che questo sia, sia meglio sicuramente per la città di Teramo. Diciamo no? che è destinato mm. questo spazio adesso ad un altro. Lì era divertimento, qui è cultura, e arte. Sì, è insieme al divertimento, quindi forse abbiamo fatto qualcosina in più. Chi lo sa. Eh, prima di salutarci, eh, qualcosa abbiamo detto che in questo momento ti stai dedicando soprattutto alla regia. Per quanto riguarda invece. Altri lavori come attore per completare il quadro di quello che stai facendo in questo Nel periodo? Mentre giravo questo sì. film a Ferrara, film di cui vado estremamente fiero perché è una storia sincera. No, siamo curiosi, lo aspettiamo, anzi ti aspettiamo quando lo presenterai. Grazie, ti ringrazio, a avrò il piacere di, di ritornare e parlarvi più attentamente sì. di questa cosa. Stavano proiettando a Roma questa web series che ho realizzato, che si chiama Forse sono io, e i Borgia in Francia. E a Roma il regista di Forse Sono Io mi ha detto Marco quando uscivi quando entravi in scena te il cinema scendeva giù perché ridevano tutti moltissimo e in Francia un mio carissimo amico mi ha detto Marco You're great, sei grande, ti stiamo vedendo qui in Francia con i borgia quindi sono molto molto, molto contento non ti nego chiaramente che quando scrivi una cosa tua è come, come crescere un figlio, e come curarlo sin dall'inizio, no? Eh, la recitazione è un discorso molto diverso, ma una cosa di cui vado estremamente fiero. No, anche se ti stai occupando di regia, non lascerai la tua attività. No, no, non c'è motivo. Sei giovane, no, dire ma qualcosa. poi riesco a, a lavorare, a fare delle cose, cose. belle. L'importante è stare sempre su, sul, al proprio posto. Cioè, quando si fa recitazione, si fa recitazione, quando si fa regia, si fa regia, senza, senza eccedere mai. Cerco sempre di fare il, il lavoro migliore possibile, senza andare a, a, a mettermi in mostra e basta. Non ci sarebbe bisogno. Quando fai un personaggio, quando scrivi un film, di tutto c'è bisogno, tranne che di un egocentrismo sfrenato. Io questo ho capito. Eh, quindi cerco di stare al mio posto, di fare il mio lavoro al meglio, come penso anche te. E eh, eh, noi ci proviamo. E eh, ci proviamo tutto. tutti, quindi tutti è, è quella la cosa bella poi della vita, migliorarsi nelle piccole cose che si fanno. E qua non stiamo salvando la vita a nessuno. No, eh. no, 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 eh, infatti. Eh. Però voglio dire fare bene il proprio lavoro comunque. È dare il meglio, ecco, diciamo così, poi se uno lo fa bene o lo fa male, soprattutto esatto, un lavoro di visibilità esatto, come il sì. nostro, eh, gli altri lo devono ovviamente giudicare. Però eh, uno quando ha la coscienza a posto e ce la mette tutta già ha raggiunto un grandissimo risultato. Uh, Andrea Cassì il tennista, eh, sì. non so se hai letto la biografia, la sua biografia una letto, so è una meraviglia! Quella eh. biografia è una meraviglia, eh, dice, tenere, ne avevo sentito parlare molto bene. Ti consiglio di leggere abbiamo... perché è una, è una meraviglia, veramente. E c'è una parte che dice: Mi dovevo allenare, c'era il Roland Garros, dovevo dare tutto, sapevo che giocavo con i migliori e il mio allenatore mi ha crepato. C'è scritto sul libro, <ride> mi ha letteralmente crepato. Sono arrivato lì e me la sono giocata con tutti. Sono arrivato alle finali, ma alla fine ho perso, mi tremavano le gambe. Ma quando sono tornato dalla mia donna le ho detto: Io sono felice, andiamo a mangiarci una pizza. Perché? Perché ho dato tutto, amore, perché ho dato tutto. Bello, è dare tutto. Marco, caro, sei grande, augurissimi per la tua carriera. Luciana e Piero che fanno gli Grazie. auguri per la tua carriera. Grazie mille. E con questi auguri ci possiamo eh, lasciare, ovviamente ci associamo. No? Tanti auguri in bocca al lupo e tutte quelle cose scaramanti che dite voi del teatro e del cinema, <ride> però noi ci conosciamo, oramai bene, ti possiamo dire caro Marco, eh, tanti auguri davvero. Ti ringrazio, sei gentilissimo. Eh, grazie. grazie, in bocca al lupo anche per questo progetto di fare musica. E noi ti aspettiamo qui per il, quando uscirà il tuo film per presentarlo. Anche da noi, noi vi aspettiamo da fare musica intanto, sì. così ci scaldiamo un po' con la recitazione i corsi di fare musical. Ok, grazie, grazie Marco, grazie, a te. grazie. è stato grazie un piacere. Grazie a ritrovarti, noi adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo del gruppo Baltour. Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio l'altro ospite di questa mattina, il presidente del gruppo Baltour, Agostino Ballone. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Bentornato nei nostri eh, studi. Sono contenta eh, questa mattina perché parliamo in un momento di così grande crisi e di così tanti problemi, parliamo di un'azienda che invece viaggia a gonfie vele. Un'azienda nostra, locale, Teramana, un'azienda sana conosciuta in tutta Europa, in tutto il mondo. Eh, è così vero, Presidente? L'Europa sicuramente. Abbiamo ben 23 nazioni servite dalle nostre linee e quindi abbiamo una diramazione molto, molto capillare sull'Europa. Intanto partiamo da quella che è l'ultima notizia eh, in ordine di tempo, ovvero che il gruppo Baltour eh, ha acquistato dei nuovi autobus di ultimissima generazione, tecnologicamente avanzati, ovviamente eh, che tengono in grande conto anche l'ambiente, ce ne vuole parlare. Eh, sono mezzi, innanzitutto questo rientra nel programma. Tanto ci fanno vedere quello che è il sito dell'Alvaltour, tra l'altro comodissimo <ride> per prenotare basta. i biglietti sì, che sì, sono infatti. sempre di più anche i Teramano orama che viaggiano con i vostri mezzi, perché coprite praticamente tutte le mete in Italia, sicuramente. Sì, sì. Sì. In Italia sì, serviamo ben 17 regioni, colleghiamo giornalmente eh, 23 nazioni europee con un numero di 500 destinazioni, quindi credo che abbiamo veramente messo in piedi una rete estremamente capillare. E tornando all'argomento degli investimenti che facciamo, sono investimenti ciclici che naturalmente eh, teniamo per eh, mantenere sempre alto lo standard qualitativo dei nostri mezzi. Eh, Quest'anno abbiamo perfezionato 25 eh, contratti per eh, altrettanti autobus da rinnovare il nostro parco e potenziare il nostro parco. Ovviamente sono sempre autobus di ultimissima generazione, quindi con meccanica Euro 6, eh, il massimo che in questo momento la tecnologia ci mette a disposizione, ma al di là di questo, degli aspetti motoristici che sono, naturalmente sono importanti ai fini dell'inquinamento, ai fini dei consumi e quindi dell'efficienza e, e sicurezza del viaggio, noi puntiamo moltissimo invece sui sistemi di sicurezza dell'autobus. Quindi tutte quelle tecnologie che oggi l'elettronica ci mette a disposizione, tipo il controllo della distanza, il controllo della corsia eh, e tutto quello che è la tecnologia, le telecamere che mantengono le distanze Su fra un veicolo e un altro. Tutto. Esattamente, sono tutte cose che noi teniamo in maniera particolare proprio per garantire la massima sicurezza del, del viaggio. Dove su, su quali tratte impiegherete questi mezzi? Eh, ce l'avete già oppure dovete ancora valutare? No, sono autobus che naturalmente verranno impegnati a rotazione su, su, su praticamente un po' tutte le linee. Eh, se avete notato noi abbiamo uno standard identico, i nostri autobus sono sempre dello stesso... O colore della stessa posso marca. posso dirle una stessa... cosa? Tra l'altro, è bellissimo. Questo <ride> mi riempie di orgoglio da Teramana perché quando si va in giro ovunque, oramai no, in sì, Italia. Sì, sì. Ehm, Magari uno è in giro anche in macchina, un Pullman Baltour si incontra dappertutto. E per noi che siamo teramani, quando passa vicino il Pullman Baltour uno si sente un po'. <ride> anche perché insomma a bordo poi tra l'altro ci sono autisti e personale di bordo che, che sono locali, molto spesso sono teramani o comunque abruzzesi, per cui uno si sente un po' a casa. E oramai vi incontriamo. Dappertutto, questo anche come segno della capillarità no? della sì, presenza sì, sì, sul, sì. sul territorio. E questi so, ecco, sono loro, questi qui che stiamo vedendo in questo momento: sono proprio i mezzi, quelli, sì. ehm, quelli detto, che incontriamo. Quelli più questo uguali. è il nostro cliché di base, sì. sul, sul quale sì. naturalmente anche nei rinnovi che andiamo a fare continuiamo questo. Questa linea di prodotto diciamo. Che oramai così. siete riconoscibili che in quel siamo modo? Qual è il Anche marchio, sì. a distanza. Esatto. Dire. <ride> sì, sì. Non, non è necessario leggere il nome sì, per, è per individuarli, sì, sì. E è così. Dicevamo dei nuovi mezzi, uno di questi nuovi mezzi verrà presentato tra qualche giorno? Sì, adesso, mh, per consolidare questa partnership che abbiamo avuto eh, eh, ormai da anni con il gruppo Neoplan MAN che è una multinazionale mondiale. La Mann ha tenuto in maniera particolare a questa partnership e ci ha chiesto di poter esporre nello stand Mann della Fiera Internazionale di Rimini. In un nostro mezzo, e quindi noi Portate ben volentieri, ben uno di questi, uno uno di di questi, questi nuovi modelli, che eh. non ci viene ancora consegnato, ma che quando, passa quando prima. Arrivano? Cioè, passa tu prima, tu prima la Fiera eh, e poi arrivano quando poi, dovrebbero poi, arrivare? E poi sì, alcuni già sono arrivati, altri sono in, in consegna, no, e, e, e quindi nei prossimi due o tre mesi avremo una. Una consegna totale di tutto l'ordinativo fatto. Qualche settimana fa il vostro gruppo ha tracciato anche un bilancio, eh, della, eh, de, de, un bilancio positivo, tra l'altro, dei servizi eh, che avete offerto durante il, diciamo così, la stagione estiva. Sì, Come è andata? È andata bene? Beh, Quali andata, sono le mete? È andata bene, c'è stata una buona mobilità, eh, noi abbiamo avuto delle, dei momenti di grande punta di lavoro. Abbiamo fatto fronte anche con numerosissime corse supplementari e quindi il bilancio. E quelle le prevedete all'ultimo momento? Insomma, vi rendete conto sì. quando c'è bisogno della corsa supplementare? Sì, oppure perché una, adesso magari che parlerò di, sì. di quello che è il termometro, qual è il nostro termometro sì, sì, ovviamente sì, della, costantemente uh, costantemente uh, dei servizi. Ovviamente, noi monitoriamo costantemente l'afflusso di prenotazioni fanno e qui abbiamo un nostro. Eh, reparto informatico interno peraltro, quindi anche qua contravvenendo a quelle che sono i cliché generali dove di, di solito si, si, tenda, si tende ad esternalizzare il servizio noi Ve ovviamente ce lo, cioè, lo, lo facciamo interno, abbiamo messo in piedi un nostro ufficio informatico un gruppo di ingegneri che segue quotidianamente l'evoluzione del programma e quindi attraverso questo nostro sistema riusciamo a essere presenti in, in maniera capillare attraverso internet ovviamente in tutto il mondo sì. eh, potenzialmente eh, e monitorare il, il flusso delle prenotazioni. Quanta, se possiamo dire così, proprio detto terra terra, quanta gente avete trasportato nel periodo estivo in, in Italia e in Europa? Beh, noi, il nostro dato complessivo sono 4 milioni di passeggeri l'anno. Eh, quindi adesso... Oh, eh, ovviamente ci sono i momenti di punta, i momenti di morbida e quindi... Quali sono le città dove andate più spesso? Ma guardi, noi Mi abbiamo... Immagino Teramo-Milano sicuramente. Sì, però eh, volevo tentare di, 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 di allargare un pochettino l'orizzonte, sì. perché noi ovviamente Teramo è la nostra città, la nostra sede, certo. ci teniamo in maniera particolare ma uh, per fare business ai nostri livelli bisogna guardare ovviamente fuori dalla, yeah. dalle cerchie ristrette della città. e Quindi le nostre rotte principali sono la Napoli-Roma, uh, Milano-Torino, queste sono, sono linee di grande, di grande impatto, di grande eh, affluenza. Poi abbiamo sicuramente tutti i collegamenti su Roma sia dall'Abruzzo ma anche verso, dalla, dalla, dalla capitale verso la Toscana, verso la Lombardia, quindi ci, ci allarghiamo un pochettino su tutto il territorio. Questo per restare nell'ambito nazionale. Poi abbiamo le nostre rotte internazionali che sono, devo dire, ultimamente in maniera particolare, molto gettonate e anche lì abbiamo dovuto far ricorso a numerose corse supplementari e quindi c'è un. Una buona, un buon gradimento. Quali diciamo. sono le, le rotte internazionali, così? Dove più gettonate? Più gettonate, Ecco, gettonate, diciamo le più gettonate perché sono tante. Eh, altrimenti ne sono sì, tante, eh. sì. Eh, beh, le rotte sulla Francia sono sempre state molto, molto eh, affollate. Eh, Viaggiano sulla... anche per turismo, vero Sì, con i vostri sì, sì, mezzi sì, sì. di linea. Molti giovani anche questi che no, fanno l'Erasmus per esempio, che si spostano in Europa. Sì trovano i nostri servizi sicuramente appetibili e interessanti. Anche perché tra l'altro ci sono anche delle offerte. I giovani soprattutto che eh, spesso sono su internet. Sì, se, sì. Eh, su internet ci sono delle offerte periodiche, cioè se uno riesce, se segue tutti i giorni, il sito tour e magari deve viaggiare, si scoprono alcuni giorni delle, anche dei biglietti ad un euro. Insomma. Bisogna sì, trovare sì. il momento esatto. giusto, l'occasione giusta per acquistarlo. Per cui i giovani hanno tutta la convenienza ovviamente a spostarsi con il mezzo. Di Valtour piuttosto magari che andare in macchina? Beh, noi abbiamo adottato questo sistema del, del low cost che è un meccanismo diciamo, che abbiamo ideato e siamo stati le prime compagnie di autobus a metterlo in atto. e Ripeto, grazie al nostro uh, servizio informatico riusciamo a eh, calibrare sempre l'offerta giusta al momento giusto. E quindi, ma io credo che ormai è talmente diffusa questa cosa che non sono solo i giovani. Noi mi sì, sì, no, no, ma siamo tutti. <ride> diciamo <ride> i giovani magari che sono quelli che sì, stanno sì, più sì. sui... Perché però chi conosce questo meccanismo sa che dì, deve viaggiare anche, se lo va le, a controllare. Anche, anche diciamo sì. i clienti meno oh, avvezzi all'uso di internet eh, mi dicono nei nostri uffici che si recano personalmente sugli uffici a, a tentare di... Sì. Di fare una ricerca mirata al recupero di questo tipo di tariffa. Eh, Presidente, c'è un messaggio, lo leggiamo insieme. Buongiorno Presidente, mi chiedo e spero, perché non prende lei in mano il trasporto urbano in termini di scuolabus? Ma guardi, eh, so che c'è un dibattito sì, in in questi anche, giorni, sì. eh, eh, gli scuolabus hanno una dinamica diversa, completamente diversa. Eh, L'amministrazione comunale eh, che prima gestiva direttamente adesso ha inteso gestirlo attraverso una società e devo dire che fa anche il, il proprio meglio nel, nel realizzare questo servizio, a parte che io dico che qualunque organizzazione la si vuole mettere su una lente di ingrandimento, il difettuccio lo troviamo da tutte le parti. Ora, qua in questo caso credo che sia un attimino ingigantito. Ecco. Il servizio comunque viene affidato attraverso una gara d'appalto, la Bartour non potrebbe partecipare, non siete comunque interessati, altrimenti avreste le caratteristiche le requisite per poter partecipare, a no, mezzi che uno vi sì, acquista. Certamente, insomma. certamente abbiamo tutti i requisiti, però eh, lì ci sono degli standard eh, di, veramente minimali, devo dire. Eh, I nostri costi non sono granché compatibili con quei livelli. Ah. Ecco, questa è un pochettino questa è la, la questione. Dunque lo escludiamo a priori in un un'eventuale no, partecipazione. Non, non, non a non una escludo, gara d'appalto, no, non, non escludiamo niente non a, a priori. Niente, magari, <ride> perché magari il, perché bando, il bando Il prossimo bando sarà un attimino più centrato, con un occhio più rivolto agli aspetti della sicurezza, dell'efficienza del servizio e allora. Eh, sono cose che bisogna prevedere nel bando e quindi considerarlo anche nei costi, ma in un momento di spending review credo che… <coughs> Però mai dire mai, lei ci dice. Mai dire questo mai. Questo. Allora, salve, se i tempi sono lunghi per l'attivazione della nuova linea del centro commerciale, non si potrebbe allungare il percorso dell'1 e l'1 barrato fino alla rotonda lasciando capolinea Villa Pavone? Sono poche centinaia di metri, lì ci sono oltre al centro commerciale e lo stadio l'agrario veterinari e da dicembre la quarta dell'alberghiero. E qua ci siamo spostati ormai Ad sul esempio, servizio urbano. Ad esempio da quell'atterrato Alto bisogna <ride> sì, prendere l'UNE e poi l'ARP, insomma, ci spiegano come funziona adesso e cosa vorrebbero. E tutti i giovani che il pomeriggio vanno al centro commerciale fanno, si fanno accompagnare dai genitori. Grazie, lo chiede sì, un genitore. Sì, sì, dico, ci siamo spostati sul, sul servizio urbano, sì, quindi... Vabbè. diciamo che già collabora con il Comune la Baltura che gestisce benissimo. il trasporto e, urbano. Al, All'ascoltatore dico semplicemente che abbiamo da tempo presentato un, un progetto al Comune per far fronte a questo tipo di, di servizio e quindi quello che dovevamo fare noi lo abbiamo fatto. L'abbiamo rimesso, rimesso all'amministrazione comunale anche in un'ottica un di compensazione di corse, per cui eh, credo che la decisione verrà a breve. Per, visto che siamo entrati nel, nel trasporto urbano, poi torniamo eh, all'altro discorso che per il momento lasciamo da parte. Eh, invece un bilancio sul trasporto urbano? A Teramo? Trasporto urbano segue la logica di tutti i servizi locali, eh, quindi allarghiamo l'argomento al trasporto pubblico locale in generale. Eh, C'è un momento invece di, di tagli su questo, su questo settore, abbiamo subito ben due tagli nel corso degli ultimi due o tre anni. Eh, tagli anche importanti, il primo del 10%, il secondo del 5%, quindi tutta una serie di riduzioni che abbiamo dovuto attuare e, e quindi è un settore un attimino in, eh, in difesa, ecco diciamo così. Però va avanti. con. Sì, va avanti. Anche perché, che, tra l'altro, diciamo, si inserisce dentro un gruppo sano. Sì, e sì, questo è eh. il punto. Perché eh. i tagli non, non hanno interessato, per esempio, il personale. Che, eh, abbiamo avuto spazi per eh, ricollocarlo in altri servizi. E quindi diciamo, è stato un taglio indolore sotto il profilo dell'organizzazione aziendale. E questo proprio grazie a questa nostra dimensione che va oltre il cittadino. Progetti, Presidente? che siete sempre in evoluzione, sempre in fermento, intanto leggiamo quest'altro messaggio. Buongiorno, la tratta Teramo-Macerata e Macerata-Teramo verrà servita dai vostri pullman? Noi a Macerata già abbiamo una serie di corse, che anzi abbiamo dei capolinea proprio a Macerata, adesso il collegamento diretto Macerata-Macerata-Teramo in linea teorica potrebbe essere realizzato con delle coincidenze che forse già già esistono, ecco, adesso non, non vado un po' a memoria. Ma. Eh, però comunque a Macerata ci si va anche se non in maniera diretta, ma l'autobus sì, che, sì, fa, sì, che sì, fa fermata a Macerata. Certo. Sì, credo di sì, credo di sì, bisogna fare una coincidenza a Civitanova, credo. Bene, allora diciamo progetti per il futuro? Progetti per il futuro sono estremamente ambiziosi, devo dire, perché eh, siamo in ballo e come si dice eh, bisogna, bisogna ballare. Parlarsi. E quindi... Eh, siamo stati premiati, ecco un'altra cosina che credo che la stampa abbia pure riportato ultimamente a, a, in un evento nazionale tenutosi a Taormina come migliore azienda italiana dei servizi meglio in lunga percorrenza. Quindi siamo punto di riferimento in, in Italia e molte imprese concorrenti ovviamente tentano di, in qualche maniera di insidiare questa nostra... Eh, questa nostra questo posizione, primato, diciamo. questo primato, ecco la cosa devo dire ci, ci inorgoglisce pure un attimino perché vediamo che studiando anche le mosse dei nostri concorrenti che tutto sommato scimmiottano in qualche maniera le nostre iniziative e quindi devo dire siamo abbastanza copiati in questo sì. <ride> e quindi la cosa in qualche maniera eh, diciamo ci preoccupa sul piano concorrenziale ma eh, eh, vuol dire che insomma, e state lavorando bene, stiamo, evidentemente. Se, se veniamo copiati, evidentemente. Sì. Quanti mezzi ha la Baltour? Ma guardi, noi abbiamo un sistema gestionale, soprattutto sulle linee internazionali, fatto di subaffidamenti anche. Per cui noi abbiamo 80 autobus diretti, ma abbiamo un, un numero importante di autobus di imprese terze alle quali affidiamo servizi particolari. Per cui mh, oltre al nostro impegno diretto ci avvaliamo di una serie di imprese europee eh, che collaborano con noi in maniera proprio estremamente attiva. E quanta più o meno gente, quanti lavoratori eh, gravitano in questo diciamo in questo gruppo in Beh, questo noi sistema abbiamo, di lavoro no, vabbè, no, no, noi abbiamo 220 dipendenti diretti e abbiamo un centinaio di dipendenti attraverso queste imprese subaffidatari e comunque sono tanti sono tanti, sì certamente sono tanti, sono tanti. la cosa che le ha dato più soddisfazione è magari in questo periodo, no? anche di crescita nonostante sì. il resto del mondo recede Beh, la soddisfazione è vedere appunto che diventiamo un punto di riferimento, che insomma, il nostro lavoro viene apprezzato soprattutto dalla clientela che, ci, eh, che sceglie i nostri, i nostri servizi, queste sono sicuramente delle grandi soddisfazioni, al di là di quello economico perché noi, devo dire, la nostra azienda sono ormai eh, 30 anni che non distribuisce utili, voglio dire, per cui noi reinvestiamo continuamente nella... In azienda, e questo forse è uno dei piccoli segreti, <ride> piccoli, grandi segreti, infatti, del successo, del successo sì, proprio siamo più innamorati del, dell'azienda e del, del servizio che degli aspetti, come dire, no, venali. Forse non è un caso se poi un'azienda come la sua, come la vostra, eh, fa questi numeri e riesce a mantenersi in salute, in vita, anzi mantenersi bene anche in un momento eh, sì, così, infatti, così infatti, difficile. Sì, E eh? adesso è anche difficile cercare di reinvestire all'interno della stessa azienda quando non ci sono i mezzi e le possibilità. Voi siete stati bravi a creare... Abbiamo... A mantenere le sì, possibilità sì, di reinvestimento sì. no, nell'azienda. Sì, infatti, ripeto, mh, abbiamo sempre reinvestito, per cui abbiamo una situazione oggi assolutamente sostenibile. Mh, molte imprese, ovviamente, in parte a ragione, si sono sempre lamentate che le banche non davano supporto, eccetera, eccetera. Devo dire che noi questo aspetto non lo abbiamo, come dire, recepito più di tanto per cui insomma siamo andati le, le devo dire che fa una certa impressione sentire, perché noi facendo questo mestiere negli ultimi anni soprattutto sì. insomma ci confrontiamo, intervistiamo spesso persone sì. che ci parlano di problemi di come comunque si va avanti a fatica le devo dire che fa una certa impressione sentir parlare una persona come sta parlando lei questa mattina e ovviamente la cosa ci fa, ci fa molto piacere perché stiamo parlando comunque di un'azienda eh, teramana che viva Dio funziona anche in un momento eh, di così grande difficoltà e funziona anche a nostro bene. Beneficio Nel senso che noi che poi utilizziamo i vostri mezzi non solo sono ovviamente sicuri perché reinvestite sulla vostra azienda, ma riusciamo a viaggiare anche insomma, pagando biglietti quando siamo fortunati e troviamo il low cost anche ad un euro, se no comunque sono prezzi accessibilissimi anche sì, per fare eh, sì, sì. Delle, de, dei, tragitti, dei tragitti lunghi. Questo vi va riconosciuto, veramente Beh, molto, eh, eh, ce ne sono più linee durante la giornata, più corse anche per alcune sì, città. Sì, certamente sì. Quello della tariffa conveniente, al di là del, del, del low cost, ripeto che comunque non sono rari ma sono abbastanza eh, numerosi, noi met mettiamo in vendita a livello low cost oltre 100.000 biglietti l'anno, voglio dire, per cui eh, se ne trovano, quindi non sono mosche, mosche no, no, bianche. Si trova, si, si, <ride> non sono mosche bianche, per cui se ne trovano, ma al di là di questo anche la tariffa ordinaria è estremamente, estremamente conveniente. Sicuramente c'era un messaggio per lei, andiamola a leggere insieme. Gli autobus urbani che passano per un tratto di Corso San Giorgio spesso rimangono bloccati dal traffico. Perché non adottate per il centro storico mezzi di dimensioni ridotte? In molte città per le aree interne ci sono minibus. Intanto dovremmo essere noi cittadini a non parcheggiare male e a non bloccare i mezzi pubblici. Comunque. Ehm... Beh, in, la intanto di... noi non transitiamo in Corso San Giorgio, quindi diciamo c'è un'inesattezza un in questo. Forse intendevano Via Delfico, Via Delfico, in, il tratto quello <coughs> davanti diciamo, all'ex OVS, lì c'è eh, ah, cioè, quella curva, e eh, quello è un tratto. punto delicatissimo Però, perché spesso purtroppo capita perché le, le macchine sì, non, sì, non sì, potrebbero vabbè, quello, parcheggiare. Quello è aperto al traffico sì. di tutte, le, di tutte le, le categorie di veicoli. Eh, No, la dimensione del mezzo è data dal numero di persone che ci viaggiano, quindi non è che possiamo pensare di arrivare con l'autobus grande fino a Piazzale San Francesco e poi farli trasbordare in 10 minibus perché bisogna attraversare l'ultimo tratto. Quindi no, la dimensione del mezzo, che peraltro è di media dimensione, neanche sono grandissimi, è di media dimensione, sono di media dimensione. <coughs> eh, No, non, non è fattibile. Non insomma, è fattibile. Una cosa non è fattibile perché Dovremmo dare... essere un po' sì. più educati noi a Sare... non parcheggiare le macchine fuori posto. Ah, bravo, esatto, perché la colpa è dell'autobus, eh. non è giustamente della macchina che, eh, no, no, sì. che sta in seconda Dobbiamo fila. Dobbiamo essere onesti e <coughs> riconoscere eh. questo. Secondo lei, sarebbe giusto che l'amministrazione riprenda in mano il trasporto scuola bus senza delegarlo ad altri? Questo chiedono un suo parere personale. No, vabbè, questa vuole, è la, la logica delle pubblicizzazioni, no? invece, ovviamente, concettualmente sono per le privatizzazioni. Per cui, io credo che l'amministrazione comunale non deve gestire mai nulla, deve semplicemente fare bandi mirati e controllare che vengano eseguiti correttamente. Questo per quanto riguarda il servizio degli scolabus. Tutti i servizi in genere, cioè anche gli scolabus, ma anche il nostro, voglio dire, no? Quindi, eh, io non ho, nella, nella nostra gestione devo dire che. Quanti ho, anni sì. voi gestite il trasporto urbano a te? Ma sono dal 79. Veramente la vita. Sì, 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 vita. sì, sì, eh. sono 35 anni. Lei ragazzi. ha cominciato proprio con quello oppure no? Ma Il suo eh, gruppo ho com cominciato iniziato? quasi con i pantaloncini corti, <ride> eh, sì, l'ho seguita dall'inizio questa, questa evoluzione, siamo partiti con delle lineette praticamente insignificanti, locali, e <clears throat> però eh, la verità è che per poter crescere in questo particolare comparto eh, non si può fare se si resta nella dimensione locale. Qui c'è una situazione bloccata in Abruzzo in maniera particolare, dove non si fanno le gare, siamo, siamo fermi nel, nella programmazione. Eh, perché, perché l'ho detto in più occasioni, ritengo che ci sia un grave conflitto di interessi eh, in capo alla regione, perché eh, oltre ad essere l'ente programmatore, l'ente concedente, è anche ente proprietario delle aziende. Per cui la, la programmazione viene piegata agli interessi delle aziende, delle sue aziende. Lei rivedrebbe proprio il sistema? Assolutamente, in Abruzzo, io cioè. sono per il mercato, quindi il, gare libere che farebbero piazza pulita delle imprese inefficienti. Come ci vogliamo salutare? C'è qualcosa che non Con vi arrivederci! <ride> Quello sicuramente speriamo di rivederla ovviamente presto e sempre eh, intanto con il suo sorriso, perché lei è una persona molto, molto solare. Forse grazie. sarà anche questo il segreto eh, del, del successo anche della sua azienda, che come ci ricordava poco fa ha cominciato eh, la creata quando aveva i pantaloncini, eh, i pantaloncini corti. E ovviamente, non le facciamo. Intanto, arrivederci a presto e un in bocca al lupo. Grazie. Eh, le auguriamo di proseguire così come grazie, sta grazie. andando avanti adesso. Lei. E la sua famiglia, perché so che insomma con lei collabora eh, tutto, tutta la famiglia allargata, sì, c'è cioè sì. sua figlia che è un'imprenditrice anche di successo e anche molto, molto capace. È vero, è vero. Questo è vero. sicuramente eh, va riconosciuto anche a sua figlia, il merito della sì. modernità <ride> e della crescita <ride> di questa azienda. È portatrice di idee di innovazione, quindi sicuramente, sicuramente. Avrà, avrà spazio per, per, fare, per fare bene. Bene, noi la ringraziamo, buona giornata, grazie. buon lavoro. Ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie anche a voi per l'attenzione e prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani. Arrivederci.